Bentornati a un caffè fuori campo, come ogni mercoledì qui su Idea Web TV. Iniziamo questa puntata come tutte le settimane parlando di Lega Pro, di Seconda Divisione e di Cuneo. Una situazione, quella del Cuneo, che piange, possiamo dirlo, perché il Cuneo anche domenica è andato incontro a una sconfitta. Una sconfitta che in linea di massima contro la capolista ci può anche stare, una sconfitta di misura arrivata a 5 minuti dalla fine, in linea generale una sconfitta anche accettabile. Il problema è che il Cuneo sta vivendo un momento molto difficile e soprattutto in casa sta facendo una fatica veramente incredibile a fare il risultato. La classifica comincia a diventare preoccupante, quindi sicuramente una situazione non facile e una crisi di risultati che sta veramente pesando su un'annata che un po' tutti qua si aspettavano di ben altro tipo. Noi parleremo della partita di Bassano del Grappa e di questo momento con Zaccaria Mlili, che è tornato a trovarci. Uno Zaccaria Mlili tra l'altro infortunato e che resterà fuori almeno per le prossime 3 settimane, quindi una brutta notizia anche questa per i tifosi biancorossi, considerando che sei comunque punto di riferimento a centrocampo. Allora, tu ovviamente fino alla partita con il Renate sei stato fra i protagonisti, adesso rimarrai fuori per qualche settimana, quindi a parte domenica hai vissuto sul campo un po' questo momento difficile. Tu domenica la partita l'hai seguita a distanza, l'ho detto in apertura, contro il Bassano Virtus perdere 1-0 in trasferta ci può stare, però ovviamente dopo la sconfitta con il Renate bisognava fare punti in trasferta, una costante di quest'anno. I punti in trasferta non sono arrivati e adesso vi ritrovate in piena zona di retrocessione. Avete perso un'altra posizione perché la Torres ha pareggiato all'ultimo secondo contro la SPAL e quindi state perdendo ulteriore terreno. Beh, innanzitutto, per quello che hai visto, come hai potuto vedere questa partita? Forse lo 0-0 è il risultato più giusto. Sì, sicuramente la partita domenica secondo me rispecchia molto la fotografia di quest'annata. Non c'è da pareggiare, perdiamo, e quando magari meritiamo di vincere pareggiamo, non riusciamo a portare a casa i 3 punti. Sicuramente dispiace, troppo ora non possiamo fare altro, cioè non possiamo stare a guardare dietro, non solo pensare che domenica sia una finale. Ognuno di noi cerca di dare più del 100%, credo, perché ormai cioè, non ci gira la fortuna e tutto, quindi non basta il 100%, ognuno di noi deve dare qualcosa in più. Ecco, oltre alla classifica, quello che un po' sta preoccupando è questa sterilità offensiva. Adesso sono 4 partite che non segnate e certamente la situazione comincia a essere preoccupante, perché nella prima parte di stagione c'erano partite in cui magari non riuscivate a concretizzare, però le occasioni arrivavano. Adesso nelle ultime partite, Renate e Bassano, magari di discreto primo tempo discreto, perché anche con il Renate era una partita da 0-0 nel primo tempo, con il Bassano avete iniziato comunque bene, qualche piccola occasione era stata creata, però poi di gioco se ne è visto poco. Questo regresso come te lo spieghi? Solo la situazione, il cambio dell'allenatore, le operazioni di mercato e una formazione che non c'è mai praticamente, perché è una formazione mutevole di settimana in settimana? Forma fisica o cosa? Perché sinceramente almeno un po' di gioco all'inizio si vedeva, adesso mancando anche il gioco la situazione si complica ulteriormente. Ma sicuramente credo che nelle ultime partite ci è mancata molto la cattiveria davanti per cercare di far gol, quando magari gli altri hanno specialmente con 2 o 3 occasioni a partita riescono a fare magari 1 o 2 gol. Io credo magari facciamo più fatica a arrivare, quindi dobbiamo cercare di essere più cattivi e cercare di sfruttare qualsiasi episodio del nostro favore.
Sì, ecco, tra l'altro adesso il quesito tattico comincia a diventare importante, perché a me quello che ha sorpreso è aver visto magari la partita casalinga con il Renate giocare una punta e mezza, e la partita invece di Bassano del Grappa vedere contemporaneamente Corsetti, Gomez e Fanucchi in campo. Cioè, ecco, forse probabilmente doveva essere l'incontrario, almeno ipoteticamente in casa giocare in maniera un po' più spregiudicata, un po' più rivolta all'attacco, e magari contro la capolista andare a giocare con una punta e mezza che ci può anche stare e giocare di contropiede. Secondo te anche questo problema tattico si sta facendo sentire, perché ogni settimana anche voi dovete cambiare un po' il modulo, l'atteggiamento? Cioè, mette in campo, la settimana scorsa contro Bassano avevamo provato sia il 3-5-1-1 come abbiamo giocato per Renate, il 3-4-3, alla fine ha deciso di giocare il 3-4-3. Sicuramente non credo che arrivati a questo punto non sia tanto un problema di modulo, ma un problema mentale. Dobbiamo sbloccarci, e sono sicuro che se riusciamo a sbloccarci e fare una vittoria magari può darci più fiducia a noi stessi e cercare di dare più continuità possibile. Sì, poi indipendentemente dagli uomini, dal profilo tattico, poi sono gli uomini quelli che contano. Se ogni settimana però cambia, anche per esigenza, perché tu ti sei fatto male, Camillucci si è fatto male e rimarrà fuori anche più di te, da quello che sembra. In attacco adesso è arrivato Gomez, ha preso il posto di Torri, prima giocava Torri, la scorsa settimana Fanucchi era squalificato e quindi non ha giocato, questa settimana è tornato, Corsetti una settimana gioca titolare, una settimana no, non è facile. No, sicuramente non è facile, anche perché comunque la sfiga vuole che tornano due che erano infortunati, se ne fanno male altri due, quindi neanche per il mister è facile cercare di trovare il modulo giusto. La situazione sta diventando un po' preoccupante, soprattutto perché le similitudini con la passata stagione dove tu non c'eri fanno sempre più mugugnare, forse, fioccano. Esatto, e forse anche la squadra e i dirigenti rivedono un po' lo spettro di quello che è stato l'anno scorso. Tu dici una cosa mentale, probabilmente è anche vero, però il fatto che con Sottil la discesa c'era già, anche un ingresso di un mister comunque esperto come Zerossi non ha portato quella scintilla che ha fatto cambiare il vento. Secondo te è solo un fatto mentale o esclusivamente mentale o anche fisico? Perché sembra che nel finale di partita alcune volte si molli un pochino, ma chiaramente è una cosa impercettibile. No, adesso più che altro credo sia un fatto mentale, perché comunque l'apparato atletico è rimasto lo stesso, quindi i carichi di lavoro sono sempre rimasti uguali, quindi non credo sia un fatto fisico. Poi magari la partita di Renate ci poteva stare, perché era un campo pesante e tutto. Bassano comunque abbiamo preso gol alla fine su una disattenzione nostra, comunque si corre, mancava l'uomo, abbiamo perso l'uomo. Ha fatto un gran gol comunque, ha fatto un bel gol, e purtroppo sono quei gol che ti condannano magari nei partiti dove avresti potuto strappare 1-0-0. Sì, come ho detto prima, un po' la fotografia dell'annata, quando meritiamo di pareggiare perdiamo, quando meritiamo di vincere come quel manto, quando meritavamo di vincere durante della partita abbiamo perduto. Bisogna dire che il secondo tempo con il Bassano è stato un secondo tempo comunque abbastanza vissuto in apnea, perché Anacura ha dovuto fare due o tre interventi importanti, e comunque il Bassano in quella fase stava spingendo, quindi non è neanche un gol casuale come abbiamo visto tante volte quest'anno, però è stato un gol che ha premiato una certa pressione, mentre voi avete fatto un po' più di fatica, ovviamente tu non c'eri. No, sto parlando con i miei compagni. Il primo tempo abbiamo fatto discretamente bene, il secondo tempo forse siamo abbassati un po' troppo e passare un po' fuori con le qualità tecniche. Sì, quindi bisognerà anche vedere che cosa il mister potrà inventarsi per cambiare rotta a partire da domenica, perché ovviamente se non si batte la Pergolettese domenica la situazione comincia a diventare molto molto pesante, perché si allontanerebbe probabilmente anche la zona spareggi, e a questo punto
almeno raggiungere la zona spareggi deve essere un obiettivo, almeno nel breve termine, poi magari nel lungo termine si potrà pensare a raggiungere l'ottavo posto, però penso che in questo momento sia fondamentale almeno uscire dalla zona di retrocessione. No, quello sicuramente. Poi domenica, indipendentemente dal modulo, da chi scende in campo, bisogna sputare sangue, dar tutto e cercare di portare a casa il trofeo. Sì, sì. E poi bisogna anche dire che comunque l'assenza di uno come te a centrocampo, che alle quali comunque sono state affidate a lungo le chiavi del centrocampo, potrà pesare. Ecco, quello magari ha fatto cambiare anche un po' il tipo di modulo al mister, cioè il non averti in campo, non avere un giocatore di queste caratteristiche qua, o anche se tu fossi stato in campo sarebbe stata quella la scelta dell'allenatore? Adesso non so cosa avrebbe fatto il mister, comunque credo che comunque la scelta sarebbe stata quella. Sono sicuro che chiunque gioca il mio posto andrà al 100% e farà sicuramente. Sicuramente il tuo infortunio fugherà un po' i dubbi su una possibile partenza di Palasca, che a questo punto rimarrà, perché in questo momento un giocatore, un centrocampista centrale, è forse l'unico che ha proprio con quel tipo di caratteristiche. Eh sì, penso che sì. Sembra che Maimone è un più un cursore. Più un cursore come Cristini o Palazzano. Sì, parliamo un attimo di mercato, so che voi giocatori non piace più tanto parlarne, però la gente siamo qua, facciamo due battute. Tu pensi che il mercato in entrata sia chiuso nelle ultime ore, poi si è fatto riuscita la possibilità che Omar Torri possa lasciare Cuneo per andare verso altri lidi, si è fatto mantenere la licenza, ecco, secondo te può ancora arrivare qualcosa da questo mercato? E soprattutto, come hai visto, il nuovo arrivo Gomez, tutti ne parlano molto molto bene, con Under 20, e credo che se dovesse partire Omar Torri, a lui verranno affidati i compiti di pigliarsi le botte da davanti. Ma sul discorso mercato lascio la società, ovviamente non so nulla, comunque credo che se Omar partirà arriverà qualcuno sul posto. Riguardo Gomez, è un gran giocatore, mi piace molto, si vede comunque anche l'allenamento, come si muove, è un giocatore che non molla niente, comunque anche a Bassano ha dato tutto, penso che ha fatto una buona partita e credo che possa crescere ancora molto. Sì, un po' il tramonto della coppia d'attacco Torri-Martini, perché comunque vederli in panchina tutti e due contro Bassano ha fatto capire magari che le idee del mister sono portate verso altri giocatori. C'è questa sensazione anche un po' che voglio magari puntare molto su Gomez, perché comunque dalle parole che sono trapelate dopo la partita ha elogiato molto il suo operato. No, sinceramente non so, credo che il mister domenica in domenica mette in giù la formazione migliore e chi crede stia meglio. Comunque l'importante è in questo momento che qualcuno faccia gol e speriamo che domenica sia Gomez o Martini. Quindi le ultime ore di mercato saranno roventi anche qualcuno, direi, no? Cosa dici te, Edward, che segui? Ah, questo no, non si sa, perché bisogna vedere appunto se ci sarà questa uscita, ma non è detto che poi l'uscita di Torri possa portare a qualcosa in entrata, perché non lo so. Attaccanti sono 4, sono 5. Attaccanti ci sono, quindi è anche difficile, poi io penso per il presidente doversi sobbarcare un altro giocatore che magari arriverebbe non in prestito, ma magari un giocatore che vuole un contratto di 1 anno e mezzo. L'anno scorso abbiamo visto che poi il mercato invernale non ha inciso in positivo, quindi bisogna anche fare attenzione. Più che altro, scusa se ti mettiamo in mezzo, più che altro con il modulo di Rossi, il mister Rossi, che prevede una punta o una punta e mezza, prendere un altro attaccante, o si prende una seconda punta valida, o se no tanto vale stare così, perché c'è anche Corsetti, non dimentichiamo, non sta facendo malissimo, anche se è appetito da molte squadre anche Corsetti. Bene, tornando un attimo invece alla partita con il Renate, quest'anno, e questa è una delle analogie con l'anno scorso, in casa fate veramente una fatica bestia, con il Renate
Il problema qual è stato? Cioè, qual è il problema del giocare al Paschiero? Sono solo il fatto che le squadre vengono qui e si chiudono e quindi vi mettono in difficoltà comunque nel poter proporre gioco, o c'è qualcos'altro? Sentite un po' la pressione di una piazza che è un po' impaziente sotto questo punto di vista? Se c'è una partita in cui non giocate particolarmente bene, arrivano già i mugugni? O perché il fattore campo non sta pesando e quindi sicuramente c'è un caso, un po' come l'anno scorso, ne parliamo praticamente da un anno e passa, e quindi... Ma credo che comunque... Cioè, almeno per le partite che hai visto, molte partite sono state abbastanza simili fra di loro. Sì, quello è vero. La pressione credo che conti fino a un certo punto, poi comunque si vuole fare questo mestiere, cioè in piazze molto più importanti, e quindi se si vuole fare il calciatore, cioè uno può rischiare un po' di fare il tuo gioco. Certo. Sicuramente contro Renate, secondo me loro si sono messi molto bene, erano messi veramente molto bene in campo, ci hanno messo veramente in difficoltà non facendoci giocare palla a terra, facendo partire l'azione da dietro, quindi da lì sono andati un po' in confusione e da lì proprio è stata una partita tutta da dimenticare, perché comunque anche sull'aspetto agonistico, sui contrasti, penso che abbia vinto pochi contrasti e quindi non so, credo che già partendo dal fatto che se uno entra in campo e già vince su 10 contrasti ne vince 8, già lì potrebbe essere un buon inizio, cioè questo che perderne, poi da lì magari poi nasce tutto. E poi c'è stato questo doppio infortunio in rapida successione tuo di Camillucci. Ecco, facciamo un po' solo il punto su quello che è stato il tuo infortunio, per chi non lo sapesse. Qual è stato il problema? Tempi di recupero fissati? Sono tempi di recupero abbastanza sicuri? O c'è una possibilità che in base a magari una reazione tua fisica possa essere un allungo o magari riuscire ad arrivare prima? Tempi di recupero mi hanno detto 4 settimane da quando ho fatto l'ecografia. Sicuramente bisogna vedere come risponde il muscolo, se risponde bene possono essere anche 3, poi spero che siano 3 comunque. Io continuo a fare le mie terapie tutti i giorni e cerco di lavorare per tornare presto. Quindi diciamo a fine febbraio dovrebbe essere il ritorno. Camillucci invece, è stato un po' di sorpresa il fatto che fosse gettato nella mischia dall'inizio dopo un campo difficile con un po' di inattività tra virgolette alle spalle da titolare. Il suo infortunio, che mi ci hai detto prima, potrebbe anche essere più lungo del tuo, a cosa si riferisce? Cosa è successo esattamente con lui? Parlando con lui, ovviamente era 3 mesi, comunque si era rotto il crociato l'anno scorso, mi sembra, poi era rientrato quest'estate con l'Empoli e si era nato 3-4 mesi e era rotto bene. Poi domenica ovviamente la prima partita e tutto. Secondo me è un campo pesante, detto che ha sicuramente una fitta col faccio e purtroppo ha avuto una strada. Sono quegli infortuni che succedono spesso dopo la rottura del crociato, no? Stiramenti, strappetti, sì. Ed Alessandro invece è sulla via del recupero? Alessandro ora sta molto meglio e ha iniziato il lavoro in campo e speriamo di recuperare anche lui presto possibile. Speriamo, perché comunque sono 3 assenze pesanti. Anche perché la fascia destra ha avuto qualche problema quest'anno, gli infortuni di Alessandro, domenica si sono alternati Carfora e Gonzi, che di spazio quest'anno non ne hanno avuto quasi mai. Gonzi un po' all'inizio, poi era scomparso praticamente, Carfora idem, quindi sicuramente il ritorno di Alessandro sarà importante. Allora, ti chiedo ancora una cosa, poi ti lascio andare. Tu sei un ex dell'Entella, e l'Entella che in C1 sta facendo ottime cose, mi sembra sia forse prima. Ecco, un pochino di rimpianto, adesso tu non lo dirai, ovviamente sei a Cuneo e se ti dice una cosa del genere, però innanzitutto se ti aspettavi, perché è una società che è ambiziosa e questo si vedeva già.
ci hai pensato un paio di volte, magari, cavolo, io sono prima, che l'anno prossimo giocano la B e io rischio di comunque fare un campionato di C2 e facciamo tutti gli scongiuri di retrocedere. Comunque è normale pensarci, penso. Pensarci fino a un certo punto, perché alla fine vivere di rimpianti non serve a nulla, quindi ho fatto la mia scelta, sono contento di aver fatto questa scelta. Punto. Loro stanno facendo un grandissimo campionato, ho perso la prima partita domenica. Hai sentito qualche ex compagno? No, qualcuno ogni tanto lo sento e... si respira un'aria... Sì, sì, stanno facendo benissimo, tutti contenti lì, comunque... Cioè, si aspettavano tutti un gran campionato, ma non da essere sicuramente primi a P4 dalla seconda. Pensando che voi, almeno... Voi, il Cuneo degli altri anni con l'Entella ha sempre fatto molto bene, lascia un po' interdetti che adesso le situazioni siano totalmente opposte. Sì, comunque c'è il sole, c'è il mare, fa caldo, ci sta bene, adesso qua danno nere a ore, ecco. Stanno sicuramente meglio di noi, oltre alle categorie. Allora, ultima cosa poi ti lascio mandare, allora, tu ovviamente domenica non ci sarai. Abbiamo detto a Chiavari si respira una certa aria, qua come si sta respirando l'aria in vista di una partita che lo diciamo praticamente tutte le settimane, però questa probabilmente è ancora più importante perché si arriva da praticamente un inizio 2014 senza vittorie, senza gol, e se non ci si sblocca domenica comincia a diventare difficile. Il gruppo come è riuscito a farsi scivolare un po' alle spalle queste due sconfitte, sta lavorando con comunque carico per la partita di domenica che, possiamo dirlo, è alla portata, come tante quest'anno, è alla portata, quindi ci si aspetta i tre punti. Sicuramente c'è ancora un po' di amarezza per queste ultime due partite che abbiamo fatto. Comunque il gruppo sta lavorando bene, siamo pronti per domenica e portare a casa questi tre punti. Assenti di domenica, a parte te, Camillucci ed Alessandro, ci sarà qualcun altro che si è aggiunto alla lista? No, per ora no. Vabbè, tu ormai sei fuori. Vabbè, certo. Quindi diciamo che altre assenze non ci dovrebbero essere, speriamo in bene, perché veramente i problemi di formazione quest'anno sono stati tanti. Andrea, qualcosa da aggiungere? Possiamo andare a fare le terapie che sono importanti, così recuperi. Non parla di colpa nostra, non ha fatto andare a curare. Va bene, allora noi ti ringraziamo, ovviamente in bocca al lupo per il tuo ritorno, ti aspettiamo perché sicuramente per il centrocampo bianco-rosso sei una pedina importante. Allora grazie e grazie a voi. Buona fisioterapia.